Eccoci qua, ben trovati. Io oggi sono una bellissima attrice, Grazie. benvenuta Alessandra Paganelli, che è piacere conoscerti online e per un progetto molto importante. Entriamo subito nel progetto e poi ci racconti un po' di te. Ma come è venuta fuori questa cosa che ora ci vai a raccontare? Allora, è venuta fuori in maniera del tutto estemporanea. È stato un incontro casuale, avvenuto su un gruppo Facebook dedicato allo spettacolo. Dunque, io ero entrata in questo gruppo su invito dell'amministratore. Perché essendo attrice, insomma, lui Come avrebbe si avuto chiama il piacere. gruppo? Diccelo, Si chiama diccelo. VIPS, punto esclamativo. Quindi, VIP come Ok. Very Important People al plurale e punto esclamativo. Punto esclamativo. E anche Leonardo faceva parte del gruppo Leonardo perché Gangemi. Leonardo Gangemi, che è appunto il promotore di tutta questa iniziativa, l'ideatore, aveva pubblicato sul gruppo un post in cui chiedeva di essere aiutato per un duplice motivo. Prima di tutto lui è un grande fan dell'attore Paolo Ruffini, che conosce anche personalmente, e gradirebbe tantissimo essere inserito in un cast per lavorare con lui. Quindi, come prima richiesta, era quella di essere inserito in un cast da attore. Non chiede mica poco, insomma, si va Non subito era su nulla, questo. però siccome Ruffini appunto capita spesso che faccia delle cose, dei lavori che hanno a che fare con la disabilità, è molto sensibile nei confronti di questo aspetto, e Leonardo ha preso la palla al balzo, insomma, e dice: io sono dislessico, vorrei essere aiutato a lavorare con lui. E per la seconda cosa, sempre nello stesso posto, chiedeva di essere anche aiutato, come potesse fare, per sviluppare un progetto per far conoscere la dislessia al maggior numero di persone Ah, possibili. meglio che a voi attori, E insomma. allora io ho colto la palla al balzo, dal momento che sono anch'io dislessica e mio figlio è dislessico, conosco benissimo i problemi legati alla dislessia. Vabbè, nel mio caso, quando ero piccola io non si conosceva neanche, quindi ho dovuto da sola trovare cioè delle cose che mi aiutassero e delle strategie. Ora, per fortuna, grazie anche all'Associazione Italiana di Dislessia, insomma, il problema viene seguito nelle scuole in maniera più approfondita, vengono dati molti sussidi ai ragazzi e quindi è più facile. Però c'è sempre l'aspetto che è poco piacevole del fatto che avendo questi sussidi, un po' vengono considerati come handicappati i portatori di dislessia e un po' vengono considerati come dei privilegiati perché si rendono conto magari che l'intelligenza c'è e in effetti c'è perché non c'è assolutamente a che vedere la dislessia con la sfera cognitiva e dell'intelligenza. E quindi vedere che hanno la possibilità di usare il computer, non Non hanno si il. riesce a equilibrare, questo momento, No, è difficile per farlo capire ai ragazzi, i professori stessi a volte, perché ho visto anche con mio figlio, non sono tanto propensi ad utilizzare questi mezzi perché non c'è proprio la conoscenza fattiva della dislessia veramente, di quello che comporta e quindi delle conseguenze poi pratiche nella vita quotidiana. Ci sono corsi di aggiornamento, i professori li seguono per carità, però molto spesso anche nella mia esperienza personale con mio figlio ho visto che Non è valutato nella giusta misura, c'è Non è certa valutato nella resistenza giusta anche da parte degli insegnanti. E misura. Detto questo, quindi è venuto fuori un video, ho visto. abbiamo fatto un video, lui voleva far conoscere la dislessia, gli ho detto: vabbè, mandami qualcosa di tuo e vediamo come lo possiamo organizzare. Siccome io conosco altri ragazzi che ho conosciuto facendo proprio l'attrice, perché sono attori anche loro, gli altri due ragazzi, Daniele Muzzi e Florica Pizzuti, e ho provato a coinvolgerli, gli ho proposto di partecipare. Mio figlio non ha voluto perché lui si vergogna, ha detto: no, no, io non voglio farle queste cose Ah, da live. Quindi il primo che mi era venuto in mente subito si è sgattaiolata così. E vabbè, insomma, io ho coinvolto questi altri ragazzi e gli ho fatto fare un video in cui parlassero del loro problema, di quello che volevano esporre, insomma, riguardo della dislessia, e l'ho montato così alla buona in casa. ma è venuto molto bellino. Tra l'altro è sul tuo profilo Facebook, vero? Sì, l'ho pubblicato sul mio profilo personale di Facebook. È un grosso onore, Leonardo, te che mi vedi, è un grossissimo onore. Insomma, un grossissimo onore perché tu recentemente hai lavorato in una cosa, diccelo te, e state a sentire. Sì, ho partecipato alla fiction La vita promessa 2, con la regia di Ricky Tognazzi, scritto da Simona Izzo. Oh, allora parliamo anche dei tuoi prossimi impegni, dai, prossimi impegni, pagine social.
E i prossimi impegni sicuramente, a parte la recitazione, a parte il mio altro lavoro che è quello di traduzione e adattamenti per il doppiaggio, è appoggiare ancora questo progetto, perché sebbene sia nato così per scherzo, sta diventando una cosa che può essere veramente, mi rendo conto, d'aiuto per i dislessici. Certo. E quindi vogliamo andare avanti, sicuramente troveremo il modo di continuare e di ampliare le nostre indagini. Le nostre... Indagini, certo, per portare in maniera equilibrata alla luce, insomma, di che cos'è questa dislessia, perché alla fine, dai. Senti, pagine social, ci dici un pochino? I social ti piacciono? Facebook, hai Facebook, poi? Ho Facebook, ho Instagram e YouTube. Insomma, allora i ragazzi che vogliono recitare ti possono stressare. Sì, moderatamente. A parte gli scherzi, visto che sei stata così carina, gentile e disponibile, sicuramente avrai la fila per entrare nei casting, per approfondire anche questa cosa. Ma molto volentieri, a me piace comunque aiutare i ragazzi che iniziano, che vogliono informazioni. Certo, appunto, non ho la possibilità di inserirli direttamente nei casting, però li porti già su un piano che, insomma, già esserci e farsi vedere anche da altri non è poco. Esatto. Allora ti dico grazie mille. Grazie a te. A presto sentirci con un tuo nuovo lavoro. Io ci conto. Sì, altro. Grazie mille. Ciao.